Come posso massimizzare l'effetto dei colloqui col mio psicologo nel day by day? Domanda curiosa che ogni tanto mi viene posta da chi si avvicina allo psicologo e abbia tanta voglia di cambiare. Direi una voglia più che comprensibile che viene premiata solitamente da chi si avvicina alla terapia con un atteggiamento mentale curioso, aperto, desideroso di mettersi in gioco, di sperimentare anche nuove strade, uscendo dalla propria zona di comfort. Il che, credimi, non è per nulla scontato. Bene, ecco quindi tre suggerimenti pratici per massimizzare l'effetto del tuo percorso psicologico nella tua quotidianità. Il primo è fare gli esercizi consigliati e mettere in pratica le idee. Cioè, l'ora a settimana in cui vai a parlare con lo psicologo è importante, ma ancora più importante sono i giorni che separano un colloquio dall'altro e le cose che tu fai in questi giorni. Fai gli esercizi che il terapeuta ti propone, se te li propone, tra una seduta e l'altra. Questo è molto importante perché a cambiarci non sono solo le cose che ci diciamo in terapia o le riflessioni che facciamo attorno alla terapia, ma soprattutto le cose diverse che tu decidi di fare nel corso della tua vita. In terapia hai tante idee, tante riflessioni che vengono messe sul tavolo, ma da un certo punto di vista le idee sono sopravvalutate, perché in fin dei conti ciò che ci porta a cambiare la nostra esistenza è il coraggio di trasformare quelle idee in pratica. Secondo spunto è tieni un diario. Il diario è uno strumento terapeutico molto potente e perché ti aiuta a ritagliare un tempo per te stesso e quindi per riflettere su quello che fai, su quello che stai vivendo, su quello che ti passa per la testa. Quindi ti permette di scavare dentro di te, di entrare in contatto con le tue emozioni e di dare loro un nome. Inoltre, quando lo rileggerai in un secondo momento, ti permetterà di vedere quelle che sono le tue evoluzioni nel tempo. Affiancare a un percorso terapeutico la stesura di un diario, secondo me è un fertilizzante, cioè è un acceleratore dell'impatto che la terapia può avere su di noi. Io ho un diario che tenevo quando facevo il mio percorso di terapia personale e di tanto in tanto lo vado a rileggere ed è un qualcosa che fa un po' strano perché mi aiuta a ritornare a quello che ero, agli input che ancora magari all'epoca non avevo colto e quindi da questo punto di vista fa un po' strano sì, ma è anche un qualcosa di molto, molto prezioso. Ultimo suggerimento per accelerare il tuo percorso e massimizzare l'impatto della terapia è quello di leggere. Formati, cioè, su quelle che sono le tematiche per te importanti. Puoi farlo attraverso i libri, come anche puoi farlo attraverso dei podcast, degli audiolibri o dei video su YouTube, dei corsi. Questo è importante perché? Perché ti aiuta ad avere più punti di vista diversi sullo stesso argomento. E credo che arricchire le proprie idee sia uno strumento fondamentale per riuscire a sbloccare le situazioni problematiche e a continuare nel nostro percorso di crescita. Prima di chiudere, importantissimo non avere fretta di cambiare. Le cose per crescere, per modificarsi, per cambiare, richiedono tempo. E questa è una cosa che ci insegna la natura stessa. Un fiore per sbocciare non gli basta un minuto, una mela per essere matura non le basta un giorno. Ci vuole tempo e così anche il cambiamento personale richiede tempo. Quindi è bene che tu voglia massimizzare l'impatto che la terapia ha su di te, però devi anche ricordarti che alcune tappe non vanno bruciate. Bene, per oggi è tutto. Ti ricordo che se sei alla ricerca di uno psicologo che possa affiancarti nel tuo percorso di crescita personale, puoi fare affidamento su di me e sui miei Mind Center, i centri clinici che ho creato e che supervisiono in prima persona. Se vuoi, trovi più info in descrizione a questo video. Ciao!